Allora, siamo qui a Locarno con il presidente del Bikers Club. Allora, un successo questo evento? Sì, quest'anno si è andata bene. Ci sono arrivate un bel po' di moto, ma ne arriveranno ancora presto. Cioè, siamo solo all'ora dell'aperitivo, passiamo tutta la serata con due gruppi rock che suonano, mangiare, bere, amicizia, ci sentiamo tutti in Italia, è un piacere che vengano a trovarci. Qual è il programma di questa serata? Alle 24 suonerà gli Acrimonia, che arrivano un gruppo che arriva da Cremona, e poi daremo un ricordo a tutti i partecipanti e salutiamo per un altro anno. Ci siamo con il referente del Piemonte, del Bikers Club. Allora, avete già organizzato tantissimi eventi quest'anno di questo genere, tappa qui a Locarno adesso. Sì, Locarno, come ogni anno, preannuncia la fine della stagione. È stata una stagione molto molto interessante, molto impegnativa, soprattutto perché poi dopo il Covid la voglia di stare insieme e di fare festa era tantissima. Oggi siamo qui tra queste splendide montagne come tutti gli anni, come ha detto il presidente Danilo prima, col tempo che ci assiste, non fa neanche freddo, strano da dirsi, e siamo pronti a fare una grande festa old school come i Locarno ci hanno sempre presentato. E la nuova stagione quando ricomincerà? La nuova stagione comincia presto, comincia a febbraio con i party invernali e poi si arriverà piano piano di nuovo a tutte le feste estive, sia in Piemonte che fuori dal Piemonte, perché comunque la Biker FMI è una grandissima famiglia a livello nazionale e ci sono un centinaio e più di eventi durante l'anno. Quindi diciamo che il modo di far festa insieme non ci manca, e neanche la birra. Grazie.